Ben trovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste notizie flash provinciali del 26 maggio curate dalla nostra redazione. Centuripe, all'alba del 25 maggio i carabinieri del comando compagnia di Nicosia con il supporto dei colleghi di Catania e Palagonia e il coordinamento della procura della Repubblica di Enna hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Enna nei confronti di due cittadini rumeni. Il 25enne Cristi Constantin Dumitran e il 23enne Costel Balan, residenti a Catania e Palagonia. I due stranieri sono ritenuti responsabili, unitamente ad altri quattro connazionali, di furto aggravato, ricettazione e danneggiamento. L'articolata attività investigativa sviluppata dai carabinieri di Nicosia e Centuripe attraverso metodi tradizionali ed intercettazioni telefoniche ha consentito di individuare la banda di rumeni dedita a furti ai danni di commercianti ed imprenditori nella provincia ennese, i quali, seguendo un modus operandi consolidato e ben organizzato, riuscivano a portare a termine i furti asportando materiale di ingente valore. L'operazione, denominata convenzionalmente TWIS, dal inglese due volte, prende il nome proprio dalla peculiarità della banda che colpiva gli obiettivi sempre due volte. Nicosia, il commissario straordinario del comune, ha nominato il presidente dell'azienda speciale Silvo Pastorale di Nicosia. Si tratta del 52enne architetto Vincenzo Falsone, funzionario regionale. Con questa nomina si completa il consiglio di amministrazione dell'ASP, costituito da tre membri. Oltre all'architetto Falsone ne fanno parte Francesco Lamotta e Antonino Proetto. Il CDA rimarrà in carica fino all'elezione del nuovo sindaco di Nicosia, quindi sarà un organismo che avrà una vita molto breve, una decina di giorni, e sarà la nuova amministrazione a rinominarlo. Troina, finanziaria della regione siciliana, 80.000 euro per l'azienda speciale Silvo Pastorale. A darne notizia il sindaco Fabio Venezia, che dietro personale sollecitazione aveva chiesto il governo regionale di presentare un apposito emendamento. Anche per il 2015, nonostante il clima di tagli e di incertezza finanziaria, sono stati riconfermati i contributi per le aziende partecipate dei comuni siciliani. Nella finanziaria approvata dall'Assemblea regionale siciliana poche settimane fa, sono stati infatti stanziati 120.000 euro nel relativo capitolo di spesa da suddividere tra le due aziende di Troina e Nicosia. I fondi assegnati dovranno essere ripartiti nel seguente modo: 80.000 euro andranno all'azienda Silvo Pastorale di Troina, mentre gli altri 40.000 a quella di Nicosia. Leonforte, giornata a contatto con la natura, il verde, gli animali e con la possibilità di riscoprire e dedicarsi alle antiche attività manuali, quella trascorsa dagli ospiti della residenza sanitaria assistenziale Ferro Branciforti Capa di Leonforte. I membri dello staff che si occupa della struttura, la cooperativa Euronia, hanno accompagnato gli ospiti durante questa giornata che affianca come attività svolta all'aperto quella di animazione, che si svolgono regolarmente almeno tre volte alla settimana all'interno della struttura stessa ubicata al quinto piano dell'ospedale Ferro Branciforti Capra di Leonforte. Gli ospiti e gli accompagnatori hanno avuto modo di visitare l'intera fattoria didattica sita sul territorio a Girino, caratterizzata dalla presenza di vari animali da cortile, un orto adibito a varie colture e la possibilità di svolgere varie attività didattiche, tra cui quella del laboratorio dall'uovo alla pasta, lavorazione dei maccheroni con i fusi, attività a cui gli anziani si sono dedicati con molto entusiasmo, avendo anche la possibilità di assaggiare il risultato del proprio lavoro. Giornata particolare e stimolante che ha incarnato pienamente lo spirito di partecipazione e di coinvolgimento caratteristico dell'intera struttura e dello staff, continuamente impegnato anche per offrire momenti del genere ai propri ospiti. Nicosia, finale nazionale dei campionati sportivi studenteschi per la squadra di tennis maschile della scuola media Dante Alighieri, che da martedì 26 a sabato 30 maggio sarà impegnata a Torino. La squadra è composta da Omar Di Stefano, Nicolò Vanadia e Lorenzo Laggiusa. Si è qualificata per questa importante manifestazione dopo aver superato la fase regionale disputata a Palermo. Omar Di Stefano, oltre al torneo a squadre, parteciperà anche a quello individuale. Per la scuola del dirigente scolastico Ignazio Furnari è una grande soddisfazione partecipare a questa kermesse nazionale dopo lo storico terzo posto ottenuto nel 2009 con la squadra di calcio a 5 maschile a Fiuggi. E con questo abbiamo concluso il video, appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere alla redazione @telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.